Nuova strada, nuove divisioni. Il mio sincero saluto e grazie di essere qui su Canal 104 Plus. Stiamo vivendo momenti di divisione incredibili. Siamo nel picco delle avversioni, delle fobie e delle ostilità nei confronti degli altri. Fino a qualche anno fa succedeva la stessa cosa per chi credeva in altri dei all'infuori del proprio. Nel calcio si scannavano per le tifoserie diverse. Nella politica e nelle nazionalità hanno fomentato accanimenti grazie all'estremismo, da una parte e dall'altra. Oggi questi identici sentimenti, meglio risentimenti, si sono estesi fra chi ha fatto il siero magico e chi no, fra onnivori e vegani, fra vegetariani e igienisti, fra le varie tipologie di diete dettate da guru del momento, tra i vari divulgatori alternativi, tra le teorie di credenti negli alieni e chi no, tra medicine ufficiali ed alternative, eccetera, eccetera, eccetera. Nomino la terra piana solo adesso per un semplice motivo. Perché tutti coloro che sono i fantastici divulgatori delle realtà che ho appena accennato e vanno contro la narrativa ufficiale hanno prodotto articoli o video contro la terra piana. Lo hanno fatto i divulgatori delle scie chimiche, quelli che negano che siamo andati sulla luna, i medici, mi correggo, i farmacisti famosi e tutti quei canali minori che erano sull'onda modaiola all'epoca del corona. Vi siete comportati contro la ricerca della terra piana esattamente come chi vi attaccava per quello che stavate divulgando e avete sostenuto il vostro credo, lo stesso credo religioso che vi hanno iniettato fin da piccoli in base alla nazione dove vi hanno allevato, senza mai andare ad approfondire che non possono esistere i satelliti perché non hanno nessun motore, o capire che gli alieni sono entrati nel gergo comune solo dal 1947, ma avete attaccato la terra piana, semplicemente limitandovi a chiedere il parere di altri. Perché? Perché se mai doveste sostenere questa che solo voi chiamate teoria, vi avrebbe fatto perdere clienti. Dico clienti per il motivo che quello che fate lo fate per business, non per libera divulgazione. E solo dimostrarsi simpatizzanti della terra piana avreste perso una fetta importante dei vostri clienti, quelli che acquistano i vostri prodotti. Nel momento storico in cui si trova l'attuale popolazione, succube dell'incresciosa programmazione di pensiero unico, grazie agli stessi motori di ricerca censurati per impedire di scovare informazioni alternative, cosa può succedere? Semplice, si attiva un nuovo sistema di ricerca fatto esattamente per accedere alle notizie che vanno contro la narrativa. Così si dà vita all'ennesima divisione fra noi esseri umani. Non sto parlando di utopia, ma di realtà. Si chiama NEO. Cos'è NEO? È il nostro Large Language Model che chiamiamo LLM, modello linguistico interno di grandi dimensioni che si è formato sui contenuti della realtà, non sul termine di moda wakeismo, aggettivo inglese con il quale ci si riferisce a stare allerta, stare svegli nei confronti delle ingiustizie sociali o razziali o sulla propaganda fasulla dei media aziendali. NEO è il nome provvisorio di LLM, che stanno formando sui contenuti basati sulla realtà come parte di un progetto per rilasciare una versione gratuita e open source che diventerà pubblica il prossimo marzo. NEO è un modello base con contenuti veritieri creato da editori e analisti di media alternativi, pensatori originali e intelligenti, le cui opinioni riflettono il mondo reale, non il mondo immaginario e delirante che i media aziendali diffondono e proiettano al loro pubblico. NEO sarà l'LLM più accurato quando si tratterà di rispondere a domande su molte aree chiave come la biologia, il clima, gli eventi mondiali, la storia, la medicina naturale e così via. L'obiettivo di NEO è formare contenuti relativi alla nutrizione, alle erbe, alla medicina naturale, alla permacultura, all'autosufficienza e argomenti simili. L'uscita è prevista, come dicevo, per la fine di marzo di quest'anno. Potrete scaricare e installare liberamente questo programma sperimentale sul vostro computer Mac, Windows, Linux. Questo nuovo strumento in realtà creerà esattamente un'ulteriore scissione di altri gruppi, che è l'obiettivo di chi continua a decidere per gli esseri umani, in questo caso credenti di conoscere la verità, quando in realtà la verità è sempre gestita da altri. Punto. L'unico modo è staccare la spina da tutti i congegni elettronici che sono diventati padroni del nostro essere naturale.
Comunico che su Canal 104 Plus Telegram trovate parecchi post che riguardano natura e alimentazione naturale, oltre a video di argomenti delicati che la narrativa ufficiale non approva. Grazie di aver guardato.